Buonasera a tutti, benvenuti su questo canale YouTube Ressunti di Storia. Oggi con me c'è un graditissimo ospite che è Vlad eh, Spare Storia. Ciao ciao a tutti, come state? <ride> Bene, eh, oltre a fare un doveroso ringraziamento per essere qui, eh, oggi vorremmo, vorremmo affrontare insieme ovviamente al Grande Duke di Vlad eh, questo tema storia del fucile d'assalto, ma in particolare vedremo come appunto. In ambito bellico, nasca prima la, la eh, necessità e poi anche l'uso impiegato della tattica, vedere come appunto un diverso tipo di arma può influenzare eh, tutto ciò. E, parlando poco prima con Vlad, prima che iniziasse, abbiamo anche così parlato, vedere come questo tipo di processo, possiamo chiamarlo così, lo possiamo anche eh, rivederlo eh, in altri ambiti. Quindi è interessante oggi, lo vedremo in questo mondo, in particolare nel mondo contemporaneo. Ma come dire, è un bel esercizio da fare, un bel esercizio di, eh, di realismo se vogliamo, quindi tanta teorica va bene, però vediamo effettivamente come ci si comporta. Quindi vedremo appunto eh, una live sul tecnico, su che cos'è eh, un fucile d'assalto, la sua evoluzione come è nato, ma anche vedere il suo impiego eh, a livello tattico. Fatto sta, eh, lascio la parola a, eh, a Vlad così iniziamo immediatamente. Intanto saluto i vari... I nostri ospiti che sono già presenti. La buona quarta dimensione è sempre presente. Grazie tantissimo per questa presentazione. Eh, devo dire che eh, riassumere, ovviamente, giustamente siamo su riassunti di storia. Riassumere sì. la storia di questa, del fucile d'assalto è un'impresa abbastanza ardua. Io, per chi mi conosce, eh, sa che non amo molto essere troppo tecnico nel senso dare numeri, dare dati. Infatti, tendenzialmente, non troverete in questa presentazione. Numeri, dati e, e troppi calibri, anche, so, anche se so che c'è un pubblico che ama quelli che potremmo dire hard data. Io voglio più che altro con questa racconto oggi spiegarvi in generale come è, com è cambiata l'arma della fanteria, diciamo in senso più lato, come prima cosa, e poi esattamente anche spiegare che cos'è un fucile d'assalto, perché un'altra cosa che potremmo aggiungere. Eh, che spero che esca fuori da questa presentazione che il termine fucile d'assalto spesso, eh, spesso e volentieri viene abusato completamente soprattutto quando si tratta ehm, adesso non voglio fare propaganda politica ma soprattutto quando si tratta di politica eh, soprattutto negli Stati Uniti ma non solo dove le persone semplicemente non capiscono bene il termine fucile d'assalto no? non sto discutendo, discutendo la bontà di certe proposte legali o meno, sto semplicemente dicendo guardate, è un termine estremamente specifico che è nato in un contesto molto molto specifico. Quindi questa sperando eh, di, di, di interessarvi, di, di, di spiegare qualcosa di interessante, è la storia del fucile d'assalto da, eh, da me raccontata. Per chi non mi conoscesse, eh, sono Vlad, sono qui su YouTube da qualche anno e gestisco quello che in Italia è il più grande canale eh, legato alla storia dell'armi da fuoco. Ho un, ho un passato non solo da appassionato in questo ambiente, ma anche lavorando. Uh, in, 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 questo, in questo settore um, sono un po' un meccanico glorificato alla fine perché eh, eh, molte delle cose l'ho imparata semplicemente riparando armi, facendo ricerca riguardo, ma sono anche una persona che va a scavare in archivi eh, documenti strambi. Proprio adesso, prima che finissimo, prima che, prima che mi collegassi con te proprio, stavo finendo un video su eh, un brevetto, quindi i brevetti sono cose complicatissime. Comunque, andiamo al dunque. Ho menzionato la questione del termine. Fucile d'assalto, in tedesco Sturmgewehr, è un... Perché in tedesco, adesso ci arriviamo, è un termine cognato da un noto pittore mancato austriaco e si riferisce a qualcosa di assai specifico. In particolare quello che vedete in questo momento nella foto. Il termine quindi fucile d'assalto, legato a questa specifica arma che letteralmente in tedesco si chiama fucile d'assalto, viene poi esteso a una serie di armi della fanteria che hanno una serie di eh, caratteristiche. Quali? E perché ovviamente ci arriveremo studiandone. Studiando l'evoluzione, quello che vi voglio dire con, con questa slide e con questa cosa è che tendenzialmente possiamo avere tre diversi usi del termine fucile d'assalto, quello corretto per gli oplofili, ovvero che definisce un'arma individuale a fuoco selettivo a cartuccia intermedia, tutti i termini che tranquilli ci arriveremo perché dobbiamo fare dei presupposti abbastanza importanti. C'è il termine, il modo ancora più stretto per definirlo, ovvero il fucile d'assalto, quello che vedete nella fotografia, lo Sturmgewehr, e c'è il termine lato, che viene un pochino abusato, ovvero molti, quando vedono una qualunque arma che può da lontano rasentare un qualunque uso militare moderno, lo chiamano fucile d'assalto. Ciò non è corretto, eh, tendenzialmente, direi che sono corretti soltanto i primi due usi. E comunque il senso stretto del termine è quello più, eh, più, più importante ehm, per certi versi da questo, da questo, punto, eh, da questo punto di vista. Eh, allora, parleremo quindi di come si sono evolute le armi primarie della fanteria, dallo moschetto all'applicazione del concetto di fucile d'assalto. Primari della fanteria. Eh, voglio limitarmi appunto a esplorare questa questione. Cos'è l'arma primaria della fanteria? È quel fucile con il quale la maggior parte dei soldati sono, sono armati, perché ci sono ovviamente tantissimi sistemi d'arma, anche armi leggere, che vengono usate. Banalmente le pistole. Le pistole non sono le armi primarie della fanteria. Sono di certo in dotazione a tantissimo diverso personale militare in, tutte, in tutti i secoli. Ma non sono l'arma primaria, non sono l'arma con la quale viene. Eh, C'è l'idea di svolgere il combattimento individuale, soprattutto. Né per esempio le armi primarie della fanteria sono le mitragliatrici, armi importantissime, ma non sono la dotazione individuale di ogni singolo soldato. Spero di essere stato chiaro. Su, ehm, quantomeno su questo, su, questo, su questo concetto. Il XIX secolo è un'epoca. Di rapidissimo sviluppo armiero. Dobbiamo capire che mh, eh, chi si interessa di armi da fuoco, chi magari per la prima volta guardando questa live vuole approcciarsi al tema del, del, dell'esaminare, del, del guardare, del vedere com'erano le armi da fuoco storiche, troverà nel XIX secolo forse l'epoca più interessante. Perché, da questi moschetti, ora tolgo la musichetta perché farà uh, parecchia musica in questo momento, dove vedete il caricamento abbastanza <ride> lento. Da un moschetto del genere a canna liscia, Pietro Focaia che veniva ancora utilizzato negli anni 30 dell'Ottocento, si passa a 50 anni dopo alla prima mitragliatrice funzionale. È un'accelerazione tecnologica paurosa, un po' un'accelerazione tecnologica che eh, qui sicuramente sarete d'accordo con me, riflette la, la prima rivoluzione industriale, poi più avanti ancora la la seconda, ma in generale l'industrializzazione della, della società, anche perché la rivoluzione industriale vedrà tutta una serie di importantissime invenzioni in ogni campo eh, che andranno profondamente eh, avanti la società, banalmente, no, ora non voglio dire una, una, una cafonata, ma anche l'agricoltura, se l'agricoltura del XVI, XVII, XVIII secolo non era tendenzialmente... Eh, troppo diversa l'una dall'altra, anche se ovviamente in ogni epoca ci sono innovazioni, beh, con l'industrializzazione, tutta una serie di macchinari che vengono introdotti e trasporti e altre cose cambiano drasticamente la società. La stessa cosa vale per, ovviamente per le armi da fuoco, lì lo sviluppo è veramente sorprendente, perché questi moschetti, che ripeto, ancora presenti negli anni 30 dell'Ottocento, in vari casi tipo quelli coloniali anche, anche oltre, erano armi che venivano tendenzialmente utilizzate senza troppe. Eccessive variazioni dal 600, eh, quindi abbiamo avuto due secoli tendenzialmente ehm, per quanto riguarda la tecnica armiera, non sempre la tattica, ma sicuramente la tecnica armiera. E poi 50 anni dopo, da un'arma del genere, 50 anni dopo sono pochissimi eh, per queste cose: si ha in dotazione la mitragliatrice. Quindi voglio innanzitutto eh, sottolineare questa cosa, questa rapidissima accelerazione che avrà eh, la, la tecnologia. E specificamente, quali sono le tecnologie, oh scusate qua, andiamo avanti con la slide, quali sono le tecnologie che permisero questo sviluppo? Dobbiamo capire queste, queste tecnologie, dobbiamo capire da dove siamo arrivati per capire dove, dove andiamo, siamo del resto su, eh, su un canale di storia. Ovviamente le invenzioni sono tante, Ovviamente ci sono tante piccole invenzioni che portano a altre cose, ma ci sono quattro, secondo me, eh, grandi invenzioni o concetti che permisero questo sviluppo tecnologico in campo armiero. Le parti intercambiabili, questa è una cosa che noi spessissimo dimentichiamo, non è una cosa così, ehm, così banale, ma l'intercambiabilità delle parti ha permesso una precisione nella, nella, nella produzione tale da permettere sistemi di arma autocaricante, perché le cose eh, intercambiabili sono cose precise e sono cose prevedibili nel momento in cui io non sono sicuro della lunghezza delle mie componenti precise, non posso garantire che esse funzioneranno bene l'una con l'altra. Scusami, ma tu intendi sì, la standard, standardizzazione? Sì, è anche un processo di standardizzazione, ovviamente. Non parlo specificamente de, mh, in generale delle armi, ma proprio eh, è una cosa molto specifica. Le parti intercambiabili no? sono una cosa abbastanza specifica. L'intercambiabilità delle parti, perché eh, si può avere una produzione di massa. Senza parti intercambiabili, in teoria, no? Come si può avere le parti intercambiabili senza una produzione di massa? Uno può comprare le parti intercambiabili e nel proprio garage assemblare delle cose con esse. Le parti intercambiabili, ovvero sapere che la vite avrà quella misura con quella tolleranza e in qualunque fucile io la metto essa sarà della lunghezza corretta, è un passo tecnologico importantissimo. Per fare un po' di storia, mh, furono. Gli americani, pensate, con un'arma da fuoco, i primi a <ride> eh, ciao, prof, i primi a ehm, ehm, introdurre un'arma fatta con parti intercambiabili. Addirittura nel 1819 fecero questo fucile di Hall che fu proprio il, la prima arma in assoluto. Non sono sicuro se è il primo oggetto in assoluto, ma la prima arma in assoluto eh, a essere completamente intercambiabili, ma del tipo che presero una marea di parti. E scambiarono le parti nei vari moschetti e tutti quanti funzionavano alla perfezione. Una cosa che era, non era mai stata vista prima. Ehm, le parti intercambiabili saranno un processo cioè, fondamentale. Scusami, prima, scusami interrompo, prima ogni moschetto, a seconda di dove era costruito, era costruito con um, strutture diverse al suo interno. Sì, ovviamente erano standardizzati secondo un certo modello, ma tu, se producevi un arsenale rispetto a un altro... Banalmente, eh, pe pensando così, il problema delle misure, che ne so che un metro è un metro, un centimetro è un centimetro? Ok, queste cose possono differenziarsi e i processi produttivi e di controllo di qualità delle parti affinché esse siano compatibili con tutte le altre, non solo c'è uno studio dietro, per esempio, la questione delle tolleranze perché una vite deve avere un centimetro, che vuol dire un centimetro? 1,01 va bene o deve essere 1,001 affinché funzioni? Quindi quanto. Può avere di scarto rispetto alla misura ehm, predisposta. Dobbiamo per avere parti intercambiabili anche studiare le tolleranze. Questo il prof eh, Boniardi in chat potrebbe fare <ride> tutta una lezione soltanto, <ride> soltanto su questa questione molto complicata, ma l'adozione. La Uh, graduale in realtà non fu, non fu per tutti così ma la graduale adozione delle parti intercambiabili sarà una importantissima invenzione del camparmiero non solo in camparmiero ovviamente no ma il camparmiero ne sentirà profondamente perché con le parti intercambiabili avremo veramente la um, la catena di montaggio ecco in, uh, in, 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 questo, in questo senso che permetterà appunto le armi autocaricanti di cui il fucile d'assalto fucile è un'arma, è infatti un'arma autocaricante. La cartuccia metallica, un'altra invenzione importantissima. Questo, come vedete nell'immagine, c'è una persona che sta caricando un bossolo, quello che chiameremo un bossolo, all'interno di un'arma. La cartuccia metallica fa due cose importantissime. La prima cosa che fa è garantisce la tenuta, di gas nell'arma. Siccome l'arma alla fine è una macchina termobalistica, io sfrutto l'espansione dei gas molto violenta per propellere qualcosa nella canna. Ora, se io perdo di gas, è un evidente problema. Eh, il bossolo metallico funziona ehm, in maniera tale che durante l'esplosione si espande e fa da tenuta a gas. È una cosa molto importante. Da questo, punto, da questo punto di vista. Ma oserei dire che un'altra cosa, ancora più importante, che fa eh, per, ehm, per le armi da fuoco ehm, è proteggere la munizione. Nel momento in cui prima ho cartucce, dal nome, tra l'altro, fatte di carta, esse sono suscettibili a ehm, agenti atmosferici: possono essere facilmente rovinate, possono essere facilmente piegate, distrutte. La cartuccia metallica è un pacchetto unico. Mh, resistente al, al, all'abuso della campagna militare che permette il rapido caricamento e funzionamento, funzionamento dell'arma. No? Quindi ha due que questioni molto importanti. Una tecnica della tenuta dei gas, che è un problema molto più grande di quanto ci si immagina nelle armi da fuoco. E la seconda cosa è una questione, eh, potremmo dire, logistica. Tanto è grosso il problema, tra l'altro, della tenuta dei gas, che per esempio in campo armiero più volte, anche recentemente, si è cercato di sviluppare delle munizioni cosiddette caseless, ovvero senza il bossolo metallico. I più, quelli che si sono avvicinati più alla perfezione sono stati i tedeschi verso la fine degli anni Ottanta, col crollo dell'Unione Sovietica però tagliarono la testa a questo avanzatissimo programma che avevano per un'arma appunto caseless. Il più grande problema che bisognava costantemente aggirare era la tenuta dei gas. Semplicemente il bossolo è una componente talmente semplice ma con risvolti talmente profondi che è impossibile, almeno per ora, ignorarne l'importanza. Il terzo uh, concetto di intenzione che... Solo un secondo, sì. il professor ci chiede questa domanda. Oh, abbiamo perso Vlad? Si è sabotato. Solo un secondo, che mi sa che è uscito. Il bello della diretta, no, è tornato. Sa? Niente, tranquillo. Mi, è andato, mi sono collegato col telefono, ho proprio crollato internet per un attimo. Ricondivido subito. Vai, tranquillo. Eh, perdonami, perdonami, qui, qui è un po' instabile, sto in questo momento dalla, ehm, dalla mia compagna, dove in piena campagna, quindi a volte, a volte va via un pochino. Eh, internet. Quello che stai facendo vedere è un sistema a tabacchiera, vero? Esattamente, un sistema a tabacchiera adottato in tante armi diverse, soprattutto per il semplice motivo che è molto facile ehm, ehm, eh, convertire moschetti da a usare la retrocarica. È uno dei sistemi più diffusi in assoluto. Eh, Se posso, scusami, una sì. domanda stupida. Per noi comuni mortali, sì. a tabacchiera vuol dire... Eh, se vedi questa immagine eh, della cartuccia metallica, noterai che è purtroppo un, un po' coperto dalla scritta in questo momento. Vi è l'otturatore dell'arma che si apre verso, eh, si apre verso destra. Okay. Questo sistema um, è noto come tabacchiera, eh, okay. dal termine francese tabatier, che sono stati i primi a fare questa, uh, questa cosa. È un, un sistema di retrocarica. Eh, non perfetto, chiamiamolo così: sono stati sviluppati sistemi molto migliori, ma permetteva una facilissima conversione dei vecchi moschetti ad avancarica al sistema a retrocarica okay. tagliando così i costi. Quindi tantissime delle primissime armi a retrocarica che sono apparse ehm, in, in Europa e nel mondo. Sono a tabacchiera. I francesi eh, usano un metodo di tabacchiera, gli inglesi sì. usano metodi di tabacchiera. Posso lasciarti solo due sì. secondi? Che... Certo. Arrivo Scusami. Io, continu io continuo intanto. Sì, si sì, arrivo subito. Eh, Un'altra un cosa molto importante, un altro passaggio molto importante, sono stati i meccanismi di ripetizione, detto più volgarmente i serbatoi e mh, i caricatori. Anche qui la cosa non è affatto così banale, perché creare dei sistemi che siano sufficientemente affidabili da garantire una successione di colpi, sono parte delle invenzioni ehm, che hanno portato eh, al fucile d'assalto in particolare inizialmente molti eserciti erano estremamente scettici alla questione dei meccanismi di ripetizione eh, c'erano problemi meccanici obiettivamente i meccanismi di ripetizione ma rispetto ai fucili a colpo singolo vanno a complicare un pochino ehm, il funzionamento dell'arma la costruzione dell'arma c'è anche una questione però importantissima logistica, c'era la paura che i soldati avrebbero sprecato munizioni e in un'epoca dove bisogna portare ancora eh, nelle campagne militari, soprattutto nei posti più remoti a dorso di cavallo di mulo le munizioni. Ecco la paura che il soldato le sprechi perché ce l'ha nell'arma, magari in un momento di panico, era un problema abbastanza serio. Tanto che pensate, vi, vi faccio un esempio abbastanza interessante. Eh, gli americani, la cavalleria americana, durante la guerra civile ufficialmente aveva in dotazione un'arma a ripetizione, parliamo del, della carabina Spencer, ehm, che era un'arma a ripetizione, quindi aveva un serbatoio tubolare, adesso non mi ricordo la quantità esatta di munizioni, ma alimentava da un serbatoio tubolare, l'hanno sostituita con un fucile a colpo singolo. Uno dei motivi per cui l'hanno fatto è proprio lo spreco di munizioni. Molte persone, molti eserciti erano assolutamente titubanti e eh, non volevano adottare meccanismi di ripetizione. Questo cambierà un pochino nel 1879, dopo l'assedio di Pleven, dove i turchi contro i russi, in questo assedio abbastanza sconosciuto in questa battaglia, abbastanza sconosciuta. Ma dimostrarono l'utilità e la devastante efficacia dei sistemi di ripetizione. Ovviamente, nel giusto contesto. L'ultima invenzione, l'invenzione più importante in, in assoluto. No, prof. Serbatoi e caricatori non sono proprio la stessa cosa. Non sono proprio la stessa cosa. Tra l'altro, prossimamente, prossimamente, lo sto preparando perché devo andare in vacanza, quindi mi sto preparando tutta una serie di video. Parleremo anche di questa cosa. Perché affronterò, farò un video in generale sui uh, su, su, appunto serbatoi, serbatoi e, e caricatori. Um, L'invenzione, forse più importante in assoluto, nella storia delle, uh, delle armi da fuoco. Volendo fare uno spartiacque, gli storici non amano dividere in eh, avanti Cristo e dopo Cristo, tra virgolette, no? non amano in, dividere in prima e dopo perché tutta una serie di cose sono dei processi. No? Eh, pensate, io so in, in mente come a, a scuola si studiava la caduta dell'impero romano, c'era quel giorno, il, in quell'anno nel 476. Prima non c'era l'impero romano, eh, pr romano e dopo non c'è più. Studiando la, le, queste cose un pochino meglio ci si rende conto che. È stato un passaggio beh, che buona parte delle persone non, non, non l'hanno neanche notato. Ehm, per, per, certi per certi versi, no? è stato molto, la crisi dell'impero romano in generale è stata molto più lunga il passaggio di potere i cambiamenti di potere, ecco. Però, se dobbiamo, in assoluto, fare ehm, un bestemmiere in tale maniera e quindi fare un uh, mettere, porre un paletto c'è il prima e c'è il dopo nel campo della storia delle armi da fuoco, questo è senza alcuna ombra di dubbio eh, l'invenzione e l'introduzione della polvere in fumo. Eh, prima prima dell'introduzione della polvere in fumo infatti si usava la cosiddetta polvere nera, una miscela di ehm, carbonio, salnitro e zolfo, anche per propagare i proiettili, il cui il più grande problema... Oltre al fumo, no? Come suggerisce il nome polvere in fumo, la polvere nera è una polvere che fa un sacco di fumo, che spesso sul campo di battaglia è un problema perché oscura la vista, ma anche rivela la posizione del nemico. Se, per esempio, tiriamo da lontano e eh, vogliamo fare un'imboscata, i nostri cannoni stanno sparando a un chilometro di distanza, e l'avversario vede delle piccole nuvolette di fumo che si alzano esattamente dalla nostra posizione, capite come sia un problema parliamo della polvere in fumo in questo momento eccoci qua. Eh, di come era importante ma tecnologicamente parlando la polvere in fumo rispetto alla polvere nera ha un altro grandissimo vantaggio la polvere nera lascia una enorme quantità di residui eh, della combustione tanti, veramente tanti eh, residui della combustione che molto rapidamente bloccano i meccanismi delle armi Um, e molto rapidamente provata a caricare un moschetto ad avancarica dopo 20 colpi 20 colpi eh, la polvere in fumo lascia pochissimi residui cioè eh, è 20... otturato sì, la polvere in fumo invece lascia qualcosa come 0, qualcosa per cento di residui dove la polvere nera, non voglio dire una cavolata ma sul peso lascia qualcosa come il 30% di residui una drasticissima differenza residui Terza cosa che fa la polvere in fumo, la polvere in fumo opera a pressioni molto maggiori, eh, con una, in realtà una combustione molto più controllata, per cui come, proprio come propulsione è migliore. È come mettere una, sì, una benzina posso... di qualità superiore nella macchina. Sì. Ok, Posso fare una domanda cattiva, ma se posso, se sai, a livello chimico cosa cambia? Molto. Mm. Salute. Grazie. Scusate, ma io sto in una giornata. Spero di essere troppo poco professionale, ma devo rifrescare eh, la gola. Eh, non siamo eh, al poligono, quindi si può fare, <ride> voglio dire. Esattamente. Esattamente. Allora, ehm, eh, c'è cioè dire una cosa: ecco. la polvere nera tendenzialmente ci si riferisce sempre a una combinazione di eh, carbonio, salinitro e zolfo in varie proporzioni, cioè, nelle varie epoche è cambiata un pochino questa cosa, ma tendenzialmente quella è la formula. Di polvere in fumo ce ne sono tantissime diverse. Eh, noi usiamo in senso lato vari composti chimici, li chiamiamo polveri in fumi, potremmo dire, ma i composti chimici chiamano parecchio. Di base, quasi tutta la polvere in fumo è fatta di nitrocellulosa. Eh, quelle cosiddette a base singola. Quelle a base doppia, un po' più avanzate, molto usate, eh, tra l'altro oggi sono nitrocellulosa, nitroglicerina più altre molte altre componenti eh, che aiutano. Sono abbastanza chimicamente molto complicate e anche per questo sono state sviluppate di tanto, di tanto tipo. Tra l'altro, a eh, effetti pratici, confondere la tipologia di polvere nera, perché ci sono varie tipologie di polvere nera anche oggi, confonderlo, metterne troppa non è un grosso rischio, finché non si, non si esagera. Tranquillamente se ti sbagli e ti metti in un moschetto, la, la doppia carica di polvere nera... Non dovrebbe succedere niente, no, non, non lo raccomando per carità. La polvere in fume, con le sue caratteristiche chimiche è estremamente pericolosa, non bisogna mai sbagliare le dosi né la tipologia della polvere, perché si possono verificare pressioni tali da spaccare completamente le armi. La polvere in fume è, è chimica già molto precisa, eh, quindi non si, può, non si possono fare errori con la polvere. Uh, in fumo, il è fisso all'arma come il tubo sotto il, uh, il fucile a pompa. Il caricatore è la parte mobile dell'arma dove sono contenute le munizioni, giusto? Tendenzialmente, sì. Tendenzialmente, sì. Warrior uh, warrior hardcore c'è questa, questa um, differenziazione. Um, e andiamo, andiamo avanti avendo parlato di queste invenzioni. Oh, arriviamo quindi alla fine dell'Ottocento. Eh, avendo avuto questi sviluppi armieri saltiamo ora tutte le armi che abbiamo fatto lì se no non usciamo più ma arriviamo alla fine dell'Ottocento con quello che possiamo definire il fucile essenziale a cavallo del millennio qui abbiamo preso il Mauser 98 per fare da esempio per visualizzare che cosa abbiamo non dovete conoscerne tutte le caratteristiche perché non ci servono ma tre cose puntualizzo in questo momento uno è una ripetizione Manuale, a 5 colpi, però ho un caricatore interno. Però devo agire manualmente per ricaricare quest'arma. È un'arma molto lunga. Come vedete, con un attacco per la baionetta, e con la baionetta diventa ancora più lunga. La lunghezza ha tre motivi: in realtà. Eh, il primo motivo è che è balisticamente è superiore, con la canna più lunga la palla accelera di più. Semplicissimo. Secondo, secondo motivo, con la baionetta ho più. Ho uh, più, più, più arma per andare a colpire l'avversario um, o difendermi dalla cavalleria, per esempio. Eh, non ironicamente, terzo motivo per cui c'è questa lunghezza, e non sto scherzando perché c'erano ancora um, tattiche di usare quest'arma in formazione, e per cui l'arma della seconda linea doveva essere sufficientemente lunga da andare oltre l'uomo in prima linea per un motivo di sicurezza. Eh, infatti, gli organi di mira che queste armi hanno, per esempio oltre 2 km: non so se hai mai sparato qualcuno di l'inciatta, mai sparato. Ma buona fortuna a vedere il tuo bersaglio a 2 km, adesso già a 300 metri. Eh, mi è capitato ultimamente di sparare a 200 metri, neanche 300. E guardavo dove minchia il bersaglio, perché già inizia a non vederlo a quella distanza. Pare, pare un niente, ma è tantissimo. Quando si sente per esempio che ecco certe armi e certe munizioni sono efficaci fino a 300-400 metri eh, ok sono tantissimi, eh, sembrano pochi ma sono moltissimi per, per il tiro Questi organi pensiamo di mirare... se posso delle live precedenti che ha fatto questo Bognardi con un Parresia o anche Domus Orbica 100 metri un campo da calcio cioè l'omino da portiere a portiere l'omino è un po' piccolino sì, sì, infatti la, la stragrande maggioranza di scontri a fuoco nella storia sono quasi la totalità, sono sotto i 300 metri, e se non sbaglio, l'80% sotto i 100 metri, una cosa del genere. Eh, con le armi lunghe ovviamente, perché se iniziamo a prendere le armi corte o gli urbani la distanza si accorcia, si accorcia ancora. Organi di mira così lunghi erano per sparare da formazione a formazione, non sto esagerando. Eh, quindi c'era ancora quindi questa... Un, scusami, un tiro, che sì. altro un tiro, un, un tiro di saturazione. Sì, sì, assolutamente, erano previste queste tattiche. La fanteria già combatteva in ordine sparso, ma anche a livello tattico l'unità minima... Uh, per certi versi era la compagnia, uh, quindi la compagnia poteva sta stare in ordine sparso, ma tirava a un'altra compagnia perché in campo militare, ricordatevi, sono sempre unità che si scontrano con unità e vedremo che con il cambiare anche di, di questa tipologia d'arma le unità diventano più piccole, più frammentate, e più indipendenti. Ma quindi, questo, posso, scusami, sì. un po' meno, quei 200 uomini contro 200 uomini. Sì, dipendentemente ovviamente dall'epoca e dal posto, ma certo. siamo, siamo, siamo 100-200 uomini. e Ora, io ho messo il Mauser Gewehr 98, ma questo discorso tecnico, se prendi qualunque arma dell'epoca, è lo stesso. Prendi il Carcano italiano, il, il Mosin eh, russo, gli Enfield eh, inglesi, eccetera, eccetera, eccetera. Tendenzialmente, al fine pratico, abbiamo la stessa identica cosa. Un'arma lunga, a ripetizione manuale. Eh, con organi di mira per il tiro eh, in particolare regolare a lunga distanza tra l'altro, piccola nota sul Mauser sul sistema Mauser ehm, il Mauser Gewehr eh, qui in questo caso 98 ma contando tutti i derivati di questo sistema e anche i predecessori perché è stata un'evoluzione eh, un graduale se contiamo in senso lato tutti i sistemi meccanicamente Mauser è l'arma più popolare della storia, è stata addirittura più prodotta del Kalashnikov, contando in senso lato. Eh, sottolineiamo questa, questa importante cosa: quindi è stata un'arma estremamente popolare, veramente tutto il mondo ci è stato armato con questo sistema eh, per moltissimo, moltissimo tempo. La prima guerra mondiale cambia le carte in tavola, soprattutto con la drastica riduzione delle distanze di combattimento. Già in precedenza, prima della prima guerra mondiale, ci sono stati conflitti dove si è usata per esempio, per esempio la trincea, ma è veramente la prima guerra mondiale a cambiare completamente le armi e le tattiche per utilizzarle, o meglio la necessità tattica del combattere in trincea a corta distanza, dover attaccare posizioni fortificate come i nidi di mitragliatrice, necessitano un cambiamento anche a livello di armi da fuoco, eh, ovviamente. E le nuove caratteristiche del campo di battaglia appunto mutano le tattiche e le armi della fanteria. Qui vediamo dei rivocatori, sono in particolare, ma rievocano delle Sturmtruppen tedesche del, della fine della, eh, della Prima guerra, guerra Mondiale. Vediamo come si sviluppa tantissimo, per esempio, sistemi, eh, si usa tantissimo sempre la bomba a mano, come si integra sempre di più l'uso dell'artiglieria con quello della fanteria, ma anche nel campo delle armi leggere. Vedremo in particolare tre cambiamenti. Primo cambiamento, la maggiore diffusione di fucili corti o carabine. Esistevano già in precedenza, ma erano armi principalmente relegate a cavalleria, che aveva la necessità di trasportare comunque armi da fuoco, e per esempio personale come artiglieria, quindi serventi, quindi comunque qualcuno che doveva avere, perché era un soldato, un'arma individuale, ma non necessariamente la doveva utilizzare come arma primaria, anche perché... Se pensiamo in termini ottocenteschi una canna più corta per tutti i motivi che abbiamo visto, con la canna lunga è peggiore, la baionetta è meno efficace, al tiro a lunga distanza è meno, meno efficace. Ma nel momento in cui sto sparando sotto i 100 metri nel trincee e devo manovrare con quest'arma, è ovvio che la minore lunghezza è un grosso vantaggio. Quindi, innanzitutto, vediamo una maggiore diffusione di fucili corti e carabine. Nota bene, questi due termini in realtà indicano due cose diverse. Eh, potremmo dire che il fucile corto è una lunghezza intermedia tra la carabina propriamente detta e il fucile lungo. Quello che vedete in questo momento sullo schermo è questo Mauser eh, AZ, 98AZ, che è un fucile corto, eh, anche se eh, viene chiamato dai tedeschi carabina, quindi queste cose, eh, queste cose variano, variano parecchio da questo punto di vista. Poi un'altra cosa molto importante, l'introduzione di mitragliatrici leggere e tattiche di squadra facenti perno sulla mitragliatrice. Dove, prima la mitragliatrice, ci sono ovviamente eccezioni, è quasi sempre una mitragliatrice messa su un treppiedi in posizione o difensiva o usata come un leggero pezzo di artiglieria per l'appoggio a distanza della fanteria. La mitragliatrice leggera è un'arma portatile che viene usata sia all'attacco per eh, ingaggiare eh, mitragliatrici fisse, appunto, principalmente per sopprimere mitragliatrici fisse, e anche siccome è leggera ce la possiamo portare appresso per usarla in una difesa in un eventuale ehm, contrattacco, quella che vedete nella foto. Quello che vedete nella foto è un soldato francese con una cosiddetta Shoshio, che ha una pessima reputazione, secondo me, meritata. Eh, non fu una grandissima arma, ma fu l'arma che gli alleati ebbero bisogno nel momento del bisogno, e che è stata la più prodotta mitragliatrice leggera della, ehm, della, prima guerra, della prima guerra mondiale. Eh, abbastanza particolare come, come sistema. E terza cosa, non lo fecero tutti quanti perché lo fecero principalmente i tedeschi e un pochino gli italiani, lo sviluppo dei primi Mitra. Ora, ehm, nel momento in cui ho bisogno di molta potenza di fuoco da vicino, capite come magari un'arma che non ha la potenza del fucile, ma un grosso volume di fuoco, può essermi molto utile. Oserei dire che non è stato un caso che sono stati ehm, i tedeschi e gli italiani a fare questa cosa per, per un semplice motivo negli uni e negli altri avevano una decente mitragliatrice leggera eh, mentre eh, gli inglesi eh, o i francesi potevano fare uso su mitragliatrici leggere che potevano dare più potenza di fuoco eh, e, e intorno ad esse andava a ruotare la tattica della fanteria i tedeschi cercarono di sviluppare una mitragliatrice leggera che non era particolarmente buona, gli italiani Andarono quasi direttamente sulla loro mitragliatrice leggera con un proto-mitra, potremmo chiamarlo, ma si arriverà a sviluppare questo tipo d'arma. Quindi un'arma automatica con un caricatore capiente in un calibro da pistola, quindi perfettamente efficace a corta distanza, corta, maneggevole, dalla grossa potenza, dalla grossa potenza di fuoco. E um, Questo, ovviamente, è un passaggio fondamentale, quello del Mitra, non tanto perché. Ecco, i fucili assalto meccanicamente derivano dai mitra, ma per il concetto stesso, perché quello che succederà tra le due guerre, e poi nella seconda guerra mondiale, è che tendenzialmente gli eserciti che entrano e combattono la seconda guerra mondiale non sono molto diversi da quelli che hanno concluso la prima, ovvero vediamo in questo momento un mix di mitragliatrici leggere, fucili corti e mitra. Esattamente, la tecnologia ovviamente in forma un pochino diversa, con migliorie, meccaniche e quant'altro, ma nel concetto non molto diverso da quello che è stata la Prima Guerra Mondiale, no? Ehm, per quanto riguarda l'armamento, quindi il fucile corto, la mitrellatrice leggera e il mitra. Esattamente queste tre tecnologie sviluppate eh, durante la Prima Guerra Mondiale le ritroviamo come dotazione standard praticamente di ogni Esercito della, della, della seconda guerra mondiale. Ci sono anche qui notevolmente alcune eccezioni. Banalmente, gli inglesi pensate, iniziarono la seconda guerra mondiale senza avere in dotazione alcun mitra non lo credevano in quel momento, molto rapidamente si resero conto che hanno fatto una minchiata in poche parole e ne, ne produssero eh, milioni addirittura poi, eh, ma ovviamente ci sono, ci sono eccezioni, ma tendenzialmente anche qui se prendiamo qualunque esercito ehm, di quell'epoca, tendenzialmente vediamo questa combinazione sviluppata si durante la prima guerra mondiale di questi tre diversi sistemi d'arma ora però evidentemente ci sta un problema cioè nel momento Se in posso cui scusami, comunque, questo è il contesto comunque di una guerra di manovra soprattutto alla fine della prima guerra certo. mondiale e della seconda certo soprattutto eh, oserei dire nel, mm, 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 in guerra di manovra in senso lato in senso più stretto direi eh, tattiche di squadra ovvero dalla compagnia che abbiamo visto si va a ridurre sempre di più l'unità che opera appunto per, ehm, per motivi tattici, per assaltare posizioni fortificate da corta distanza. Quindi vediamo come la responsabilità di una certa azione viene legata al, al Plotone, vediamo come il Plotone viene spezzato in eh, sezioni, eh, chiamiamole quindi ehm, tattiche di squadre sempre più piccole, atte a manovrare appunto in ambienti ristretti, in ambienti corti, in ambienti dove non si può stare in campo aperto a spararsi l'uno con l'altro. Ehm, ovviamente, ovviamente. E, ehm, però chiedo a te, chiedo al pubblico se noti un problema qua in, in questa organizzazione di quest'armi io se sono un fuciliere ho un fucile, non ho la potenza di fuoco del mitra, ma so il mitra non ho la potenza di fuoco del fucile, ovvero ci sono le situazioni dove è meglio avere l'una arma o l'altra Abbastanza. È certo, un contesto sì. dove, come dire, siamo anche in pochi. Ho un mitragliere, un fucile, cioè non è proprio. Esattamente, desalto. o l'uno o l'altro. Quindi, diciamo, viene quasi spontanea la domanda: se si può avere un'arma, cambiasi i vantaggi del mitra, che quelli del fucile lungo. E questa idea, in primis, ce l'hanno i tedeschi. E I tedeschi, in particolare, nel momento in cui si ritrovano a combattere sul fronte orientale con divisioni che non finiscono più di russi e sovietici si ritrovano ad alternare combattimenti nelle steppe con assalti alle città i comandi militari tedeschi nota bene non hitler non il pittore si rendono conto che potrebbero fare uso di una cosa del genere che unisca il meglio dei, um, dei, dei due mondi si può fare questa cosa? La risposta è assolutamente, assolutamente sì. Con una serie di sviluppi abbastanza peculiari, perché ehm, come dire, Hitler sgama, passami il termine, due volte il progetto e due volte ordina di terminare il progetto e l'alto comando tedesco semplicemente lo ignora e continua lo sviluppo sapendo che era un'idea vincente, finirà per sviluppare quello che, è, quello che abbiamo visto all'inizio, lo Sturgewehr 44, il... Fucile d'assalto ehm, che partì da uno sviluppo eh, nel 1942 della, della Heinel, in particolare, ma non solo, anche da altre aziende, solo che questo è quello che poi alla fine ebbe il, su, il successo. Tra l'altro, propagandisticamente parlando, ehm, venne chiamato in questa maniera da Hitler stesso. Quando venne convinto, si convinse della bontà del progetto, ehm, lo chiamò per propaganda fucile d'assalto, che Schnurgewehr. Ogni volta che noi diciamo fucile d'assalto, stiamo usando un termine inventato da quel pittore. Eh, questa è una cosa che trovo molto, molto, molto particolare. E eh, questa, questo tipo di arma, questo stesso concetto di arma, combinava caratteristiche del fucile a ripetizione lungo con quelle del Mitra, andandola a sostituire entrambi. Come faceva questa cosa? Faceva innanzitutto una cosa fondamentale. Il chiave del successo dello Shoreware fu la munizione, questa munizione che vedete in questo momento in foto, la 8x33 Kurz, un tipo di munizioni a posteriori definita come intermedia, perché era qualcosa, appunto, ricordatevi il contesto, tra la munizione da pistola del Mitra e la munizione chiamiamola a piena potenza posteriori questo sempre la chiamiamo a piena potenza del fucile, dell'arma lunga siccome gli scontri appunto non avvenivano più a quelle lunghe distanze si poteva diminuire la potenza perché considerate una cosa no? le armi si erano accorciate e rimpicciolite l'abbiamo visto nella prima guerra mondiale ma la munizione no le munizioni erano ancora quelle buone vecchie munizioni pensate per sparare a due chilometri da formazione a formazione principalmente per una questione dell'esercito di una, una munizione efficace, potente, ehm, precisa e eh, 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 così via dicendo. Però i tedeschi, creando questo tipo di munizione, anche se non furono strettamente parlando i primi che realizzarono una munizione che noi potremmo chiamare intermedia, ma sicuramente furono i primi a applicare questo concetto a un'arma bellica, con questa munizione si otteneva il rinculo leggero, di una mocina da pistola, ma un'ottima performance balistica entro i 300-400 metri massimo, dove si svolgevano tutti gli scontri a fuoco con le armi da fanteria. Le poche armi che potevano andare oltre quella distanza erano il fucile, tiratore scelto e le mitragliatrici. Quelli avrebbero continuato ad utilizzare la munizione a piena potenza, ma sotto quella distanza non c'era bisogno, era esagerato. Era come dire usare, eh, avere una macchina che va a 300 km/h. Per fare la tangenziale a 90 all'ora, nel momento in cui la mia, la mia logica è l'efficienza poss massima possibile di questo viaggio, non mi serve la macchina che va a 300 all'ora, piuttosto meglio avere un'arma, una, una macchina più, più lenta ma più affidabile per dire, o oh, per esempio un altro grosso vantaggio di questo tipo di munizione è che si risparmia materiale. Cioè, la Germania nel momento in cui non ha materiale per lo sforzo bellico, ma può avere una munizione che pesa di meno, che costa di meno, che i soldati le possono trasportare di più volendo, è un ottimo, è un ottimo vantaggio. Eh, questa è una cosa che cito un po' spesso quando gli americani, questo è un altro contesto, non il fucile d'assalto, ma a un certo punto gli americani negli anni 30 sperimentavano con quello che sarebbe diventato il loro fucile autocaricante per la seconda guerra mondiale, c'era una via triba su quale munizione adottare e veniva proposta una munizione più leggera di quella attualmente in uso. Beh, c'erano gli argomenti come per esempio per produrne un milione si risparmiava qualcosa come una tonnellata e mezzo di piombo, che è una quantità pazzesca, se ci pensi. Eh, e quindi sono queste cose considerazioni molto interessanti non solo balisticamente parlando ma anche logisticamente parlando sappiamo In... se posso quanto l'industria tedesca durante la guerra abbia impiegato per attuare questo cambiamento di regime questo cambiamento di paradigma e, mh, allora l'industria balistica tedesca non si cambierà mai nel senso che lo Schorngewehr nonostante i piani che avevano non sostituirà mai le altre armi. Eh, ci sarà questo tentativo di, eh, di produrre, ma sarà un, un, serio, tentativo, un serio tentativo: parliamo di, di qualche centinaio di migliaia di esemplari, ma pochissimi rispetto allo sforzo bellico necessario, pochissimo rispetto ai milioni e milioni di fucili di altro tipo, di altro tipo eh, prodotti. Conta, conta che appunto dallo sviluppo del concetto eh, alla messa all'introduzione, in realtà passerà abbastanza poco perché il primo, primo antenato dello Sturgeon apparirà nel 1942. Loro in realtà già con l'operazione Barbarossa già stanno lavorando su questa idea. Ora non mi ricordo la data esatta in questo momento, mi trovi su questo, perdonami, <ride> eh, mi, mi trovi con le braghe calate, dovrei verificare, ma sono uno sviluppo abbastanza, abbastanza veloce da questo, beh, da questo beh, punto di vista. Comunque possiamo dire che per tutto, tutto lo sforzo bellico l'industria tedesca non ce la fa nel, in questo tentativo, ecco, sarà costata no. ma non sarà mai. Assolutamente Perché... non, ce la, non, non ce la farà. Quelli che copieranno, in realtà cercano di copiare non tanto l'arma quanto l'ammunizione primi fra tutti saranno i sovietici. Eh, L'esercito sovietico nel momento esatto in cui nel 1942 mette mano sulla munizione, eh, dice voglio questo e inizia un programma per rimpiazzare tutte. Tutte quante le armi in un calibro intermedio. Tant'è che la munizione che poi diventerà. Noi pensiamo al Kalashnikov, ma il Kalashnikov è l'ultima arma che appare in questo programma. Eh, Tant'è che la, la prima versione della munizione del Kalashnikov è il modello del 43, addirittura. Quindi i sovietici saranno i primi eh, a fare questa cosa, i primi, effettivamente, al mondo a armare totalmente la fanteria con la munizione intermedia. Eh, ci arriveranno molto prima di altre, altre nazioni. Gli americani. E la NATO, quindi, perché gli americani ovviamente controllavano la NATO, saranno abbastanza conservatori a questa idea e ci arriveranno dopo, come del resto vedremo adesso nella, eh, nella stessa eh, presentazione. E, giusto un altro chiedo ok, allo Schermier: 44 abbiamo quindi 30 colpi di questa munizione intermedia autocaricante ovvero che bisogna soltanto premere il grilletto, non bisogna operarlo manualmente, ed è a fuoco selettivo. Un'altra cosa molto interessante, un'altra tecnologia che era assolutamente eh, nota, eh, nota all'epoca, ma il fucile d'assalto ha questa cosa molto particolare, che è il fuoco selettivo, ovvero premendo un pulsante posso scegliere se l'arma spara a colpo singolo, ovvero a ogni pressione del grilletto parte un colpo, utile per ingaggiare bersagli, in quelle range di distanza un po' più lontani, ma posso anche selezionare il fuoco automatico che mi dà più potenza di fuoco, in particolare a corta distanza. Ecco, una cosa importantissima per quando, di quello che vi dicevo all'inizio, della definizione di fucile d'assalto, un fucile d'assalto per definizione è a fuoco selettivo, nel senso che ha la capacità di scegliere le modalità di fuoco. A volte c'è un po' di variazione su questa modalità di fuoco perché per esempio... E più in avanti vedremo le cosiddette raffiche, ovvero un fuoco automatico controllato. Premo il grilletto, ma sparo solo quattro colpi. Tra l'altro, invenzione italiana: gli italiani furono i primi ad aver introdotto un'arma eh, che potesse fare eh, esattamente questa cosa. Ma la cosa più importante è che il fucile d'assalto, per le nostre definizioni belliche in particolare, ha il fuoco selettivo, se un'arma non è di calibro intermedio e a fuoco selettivo, in senso stretto non è corretto chiamarlo fucile d'assalto. Eh, andiamo avanti. Eh, ovviamente le nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale trarranno lezioni dell'esperienza del conflitto e dello Stormgiver 44. Non a caso ho messo, già menzionati prima, una foto dei soldati sovietici con ehm, dei Kalashnikov, in questo caso perché i sovietici in primis saranno quelli che applicheranno questo, questo concetto. La cosa interessante, ripeto, appunto, nonostante un'apparente somiglianza visiva da lontano, il Kalashnikov non ha nulla a che fare, meccanicamente parlando con lo Sturgeon, la munizione sì, e il Kalashnikov sarà l'ultima arma di questo programma sovietico ehm, per la sostituzione eh, di tutte quante le armi della fanteria con armi a, um, a, calibro, eh, a calibro intermedio. E la Nato, ci chiediamo la Nato, la Nato, su pressione americana, continuerà ad usare una munizione a piena potenza, quindi munizioni da, da fucile, ma in moderne armi autocaricanti. Ci sarà una piccola variazione, ovvero si adotterà una munizione standardizzata. Nota come 762x51, nato eh, in ambito civile ha un, un equivalente molto simile, ma non è la stessa cosa. E più i fan del canale, del eh, mio canale, lo, lo sanno benissimo. La cosiddetta 308 Winchester, qui, vedete un soldato eh, inglese con quello che è un FN Fal in servizio inglese noto come L1A1, che non solo era l'arma standard eh, nato, eh, tranne evidente eccezioni, eccezioni l'Italia e gli Stati Uniti, eh, anche i francesi, diciamo. Eh, ma hanno sempre fatto le cose loro, ma la maggior parte della NATO adotta l'FN cosa interessante, l'FN deriva meccanicamente allo Schorgevert, tanto che i primissimi prototipi utilizzavano la munizione l'8 Kurz che abbiamo appena visto e addirittura i caricatori ne utilizzavano. Quindi in realtà entrambe le nazioni anche se la NATO prende una via un po' più lunga e più tortuosa, eh, traggono lezione da questa cosa. Ehm, la NATO, con la NATO ancora non ci siamo sulla munizione, ma già abbiamo a che fare con armi autocaricante moderne. Ehm, ben presto, però, eh, ci si rende conto che forse <ride> i tedeschi e i sovietici avevano avuto ragione, in particolare con la guerra in Vietnam, anche gli americani e di conseguenza, nel tempo, tutta quanta la NATO. Adottano una munizione intermedia e un fucile d'assalto, ovvero l'M16. Voglio sottolineare un'altra cosa importante: che eh, con questa adozione gli americani saltano un passaggio. Eh, le moderne munizioni, come quella dell'M16, è infatti di un calibro, di un diametro più piccolo di quelli che possono essere la 762 sovietica o la 8 mm eh, originale tedesca. Non, non hanno questa munizione intermedia in questo calibro, ma passano a una munizione di calibro piccolo, da 556 x 45 NATO. Quindi in realtà, per certi versi, rimangono indietro all'inizio, ma dagli anni 60 in poi adottano una munizione decisamente superiore e un fucile anch'esso alcune cose ispirate allo Schorngiver è sorprendente infatti vedere che le due armi in realtà si smontano in maniera abbastanza simile e hanno un paio di cose di ergonomia ehm, abbastanza, abbastanza simili comunque lo Schorngiver concettualmente parlando è il padre di tutte quante le tutti quanti i, uh, i fucili d'assalto ovviamente tutto questo cambiamento ha visto un'uniformazione della fanteria in questo momento ogni soldato della fanteria che non sia ovviamente quello con la mitragliatrice, eh, in questo momento la mitragliatrice ad uso generico, che ci sono ancora, o l'equipaggio dei mortai o queste cose qua, ma ogni soldato in questo momento inizia a essere armato con eh, i fucili d'assalto. Ogni soldato in questo momento in tutto quanto il mondo è in grado di sviluppare potenza di fuoco precisa per ingaggi ai 300-400 metri, ma anche potenza di fuoco di soppressione. A corta distanza, perché può sparare sia in automatico sia in fuoco singolo, in una munizione che è sia precisa ed efficace per le massime distanze dei combattimenti, questi famosi 3-400 metri, ma è anche sufficientemente controllabile a sufficientemente poco rinculo da essere efficace in fuoco automatico. Andiamo, andiamo avanti anche perché mi sto, eh, mi sto perdendo e sto perdendo lentamente la voce. Ma non manca tantissimo eh, alla, alla, alla fine. Eh, durante la Guerra Fredda, ovviamente dopo la sua fine, il fucile d'assalto si sviluppa sempre di più. Grazie al perfezionamento di vecchie tecnologie e l'introduzione di nuove. Ovviamente, la, la, lo sviluppo è costante, anche se per certi versi siamo di nuovo in quella stessa situazione. Del moschetto, nel senso che un fucile d'assalto come quello tedesco del, del 42-44 avrebbe spazio sul moderno campo di battaglia, non è drasticamente diverso dalle armi che ci sono oggi. Noi, in un certo senso, in 80 anni non abbiamo fatto grandi progressi, siamo di nuovo in questo, eh, in questo stallo evolutivo. Tra virgolette, ovviamente ci sono stati progressi, ma concettualmente parlando, no. Eh, ci sono però state assolutamente delle migliorie che adesso menzioniamo. La prima cosa che dirò storicamente vera è la lavorazione della lamiera. Questo già dagli anni 40 e 50. Le tecniche della lavorazione della lamiera hanno eh, abbattuto drasticamente i costi della produzione e semplificato la produzione. Oserei dire che senza la lamiera non sarebbero possibili buona parte delle armi moderne. Tra l'altro, nota bene, lo shornochivere fatto con lamiera. Eh, la lamiera che richiede molta meno lavorazione, per esempio l'acciaio eh, fresato. Quindi questo rientra sempre in quel contesto della, della produzione e della logistica, che abbiamo un po' accennato con la questione delle parti intercambiabili, tornando indietro al, eh, al moschetto. Si diffondono materiali leggeri come plastiche. D'alluminio, la plastica, il polimero. Noi oggi abbiamo un sacco di armi in polimero. I polimeri sono stati uno delle più grandi eh, passi eh, passi in avanti in, uh, in camparmiera. Qui vediamo, in realtà, ne ho messo uno, uno moderno della Key Arms. Questo è un fusto, questo lower. Eh, per usare un termine legato eh, agli R15, questi fucili americani, interamente fatto in polimero, cioè non ha inserti dentro di metallo niente, è tutto quanto fatto, eh, fatto di plastica, il che ne co conferisce in realtà ottima leggerezza e anche una buona resistenza meccanica. I polimeri sono per esempio eh, banalmente meglio, eh, meglio del legno. E anche un risparmio una... immagino. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Un altro avanzamento estremamente importante che stiamo vedendo in particolare proprio in questi anni è la diffusione dei sistemi di puntamento sempre più sofisticati. Ora, l'immagine che ho messo non è un'immagine a caso, molto recentemente gli americani hanno introdotto una nuovissima arma della fanteria, un nuovissimo fucile della fanteria, l'arma in sé non la trovo particolarmente interessante. Quello che è maledettamente interessante è quest'ottica che tutte queste armi montano, perché con quest'ottica per la prima volta veramente gli eserciti ricevono ottiche smart. Dentro quest'ottica c'è un computerino che può fare tantissime cose diverse dal calcolo balistico ovvero con un laser trova la distanza misura la distanza ti segna sul reticolo dove devi mirare per poter colpire il bersaglio eh, alla distanza ha una stazione atmosferica quindi ti calcola pure l'umidità e la temperatura per correggere questo tiro fa delle cose pazzesche da questo punto di vista. Ma il costo è esorbitante, siamo esorbitanti. In, in questo momento è esorbitante, infatti sono gli americani che se lo possono permettere, ma ti assicuro, fra vent'anni i cinesi e gli altri avranno copiato questa cosa. Eh, commercialmente, tra l'altro, questo tipo di ottiche sono già da un po' di tempo in circolazione. Eh, ci sono ottiche commerciali che banalmente si collegano allo smartphone. Per dare informazioni o, per esempio, eh, ora non ho visto dati esatti perché ancora ci sono un sacco di segreti militari dietro a questa cosa. Ma ho visto, per esempio, che queste ottiche eh, hanno la possibilità di collegarsi a un centro di comando, ovvero un comandante con un apposito sistema può, per esempio, disegnare bersagli. E la designazione di dove devi sparare, che cosa devi ingaggiare, ti appare all'interno dell'ottica, perché il reticolo ha una specie di schermo che può far vedere delle informazioni. Quindi, è una cosa estremamente, estremamente, avanzata. Ripeto, ancora neanche l'abbiamo vista in combattimento. Questa cosa è una nuovissima tecnologia che sta venendo adottata. Ma sappiate, fra vent'anni molte persone ce l'avranno. Queste, um, queste cose. Intanto, ringrazio il prof che continua a farci un sacco di. <ride> di commenti devo venire a fare ai tuoi studenti quando vuoi prof quando vuoi assolutamente eh, assolutamente Conclusione: Se posso, scusami, sì. semplicemente l'idea sta alla base è comunque avere un esercito estremamente professionale, comunque pochi, super esperti, super dotati, che non si può dare, immagino, un esercito di massa questo tipo di armi così costose. Eh, ma una, vo una volta avremmo detto che il fucile d'assalto non potevi darlo un esercito, un esercito di massa, è ovvio che, come anche la popolazione si abitua all'utilizzo di nuove tecnologie, no? Penso, certo, certo. penso allo smartphone, se tu tiravi fuori lo smartphone negli anni 80 e lo davi al cittadino medio, il cittadino medio si, si, si buttava da un ponte, no? Ma Mentre ora. Così so, ha io... di costo. Sì, ha anche di costo, ma anche i costi si abbassano sempre di più. Mm. Anche i costi vanno a scendere costantemente, sempre di più. Nel momento in cui la tecnologia si raffina e ehm, entrano in gioco discorsi di produzione di massa. Le aziende che producono queste cose non devono più compensare il costo dello sviluppo, perché c'è un costo dello sviluppo, ma arriva l'azienda per dire cinese, prende e lo copia, non ha alcun costo, costo di sviluppo del, del concetto di questa cosa, i costi si abbassano. Tutta la tecnologia, ovviamente, più passa il tempo, più si abbassa il costo. In questo momento queste cose hanno prezzi esorbitanti. Parliamo di ehm, decine, alcune di queste ottiche costano decine di migliaia di euro non sto esagerando, una. Eh, questa in particolare, dovrei controllare il prezzo su due piedi di, ehm, di quest'ottica, eh, ma anche lì parliamo comunque di qualche migliaio di euro per, ehm, per comprarne soltanto una. Conta, ehm, questo, il programma, questo qua americano, prevede 250.000 di queste armi con relative ottiche. Ehm, però hanno pagato un prezzo, prezzo esorbitante, ehm, hanno pagato qualcosa come 20 milioni, cioè uno di questi sistemi costa tranquillamente quanto? Più di 10.000 dollari? Quindi basta fare il conto di, di queste cose che sono prezzi assurdi, assolutamente, contando che fare un Kalashnikov o un R15 per questo in una moderna fabbrica costa un, un decimo del costo. Questa è la tecnologia e questo è dove stiamo, dove stiamo andando. Qui ho messo un soldato italiano con l'ultimo fucile d'assalto eh, italiano, eh, la, il Beretta RX, che è un po' esemplificativo di quello che è il moderno fucile d'assalto. Lo vediamo fatto in polimero, lo vediamo dotato di una serie di accessori, primi fra tutti, appunto lo vediamo con ottica non così sofisticata ma comunque un sistema di, eh, di puntamento e possiamo tranquillamente dire che il moderno fucile d'assalto è un'arma leggera, affidabile, resistente, accompagnata da moderni accessori di acquisizione e puntamento, cosa importantissima, l'acquisizione e il puntamento dei bersagli sono fondamentali perché se non puoi vedere e non puoi acquisire il bersaglio difficilmente lo andrai a colpire. Io con questa ah, presentazione... Sono... È aumentata sì. la distanza? Allora, questa è una domanda molto interessante. Sì, a dire vero, sì, è aumentata per molti versi la distanza, eh, anche se bisogna contestualizzarla perché vari eserciti stanno avendo varie esigenze. Quello che vediamo in questo momento a Gaza, l'esercito israeliano è andato ad adottare ultimamente un'arma che è molto compatta e molto corta proprio per il combattimento urbano. L'arma invece della quale discutevamo. Che ha quest'ottica quest nella slide precedente, in realtà cambia anche il calibro ehm, per adeguarlo alle nuove esigenze. In particolare, l'esercito americano, che ha visto combattimento in tanti spazi aperti, Iraq e Afghanistan, ehm, ha avuto esigenza di andare un po' più lontano, primo. Seconda cosa di bucare le protezioni individuali, giubbotti antiproiettili, che sono sempre più diffusi sul campo di battaglia. Quindi, in realtà, sì, a causa del, uh, mh, del diffondersi delle ottiche, in particolare, queste distanze si stanno leggermente allungando. Si stanno allungando per quanto riguarda soprattutto truppe specializzate, ma pare che si stiano, uh, pare che si stiano allungando. Anche se, dall'altro lato, questo allungarsi fino in questo momento sembra essere abbastanza irrilevante. E prova di questa irrilevanza ne è la guerra in Ucraina. Nella guerra in Ucraina si usano i classici, buoni vecchi fucili d'assalto, eppure non, non alcun problema, anche in campi aperti utilizzano queste cose, perché la verità è che il fucile d'assalto è sempre stato così per l'arma individuale, è secondario a tanti altri sistemi. Cioè il fucile d'assalto serve come Ultima razza per difese e per combattimento in molte situazioni, ma il vero lavoro, il grosso delle vittime lo fa l'artiglieria, lo fanno nelle armi leggere le mitragliatrici eh, e lo fanno anche le più nuove tecnologie, i carri armati, i droni e quant'altro. L'arma individuale ovviamente è molto importante, ma sempre è un'arma nel contesto più ampio. Dello, degli scontri armati e i contesti più ampi gli scontri armati vedono appunto mitragliatrici, mortai, carri armati, mezzi blindati, artiglieria, aviazione, eh, droni, guerra elettronica e tante altre cose. Tutto quanto ovviamente tutta è fondamentale che tutte quante le componenti di questo della guerra a 360 ⁇ gradi siano efficienti e anche in questo è importante avere fucili d'assalto. Eh, moderni. Gli americani, l'esercito americano ha valutato da questo punto di vista eh, che ha bisogno di un'arma con una munizione più potente che sia in grado di ingaggiare a distanze eh, maggiori e, cosa ancora più importante, perché la munizione più potente che quindi va più lontano, eh, è in realtà è un effetto secondario del fatto che doveva bucare eh, protezioni individuali per pucare, protezioni individuali serve velocità, serve energia, quindi serve una munizione potente. Eh, però sì, le ottiche anche sono in particolare per questa ragione perché si sono trovati ripetutamente in Afghanistan e ehm, in Iraq a dover affrontare tiratori scelti dall'altra parte sul cucuzzolo montano e quindi dover andare un po' più lontano con la distanza. Per risponderti, grazie. <ride> se hai altre domande, ditemi se altre domande, ma io ancora tengo aperte le slide, se hai qualche domanda su qualche slide specifica o se il pubblico magari c'è la... Allora, adesso vediamo sì. se qualche pubblico ha fatto qualche domanda, ma vero male quando avevano delle domande non inerenti le slide le ho le ho postate, comunque aspettiamo un paio di minuti. No, molto e, dire, abbiamo visto all'inizio del Novecento si ragionava in compagnia, poi si va in Plotoni, eh, se possibile oggi, okay. quali sono le... Tattiche la la, 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 si la si sezione, ha. la squadra. La, la squadra. C'è da dire anche un'altra cosa che è cambiata anche molto la filosofia in generale di come ottenere l'obiettivo. Oserei dire che ha prevalso quella che è un po'. Per la dottrina ehm, la dottrina prussiana, ovvero di ehm, designare gli obiettivi, ma lasciare autonomia a chi deve raggiungere questi obiettivi di come farlo. Eh, nel senso che tu, comandante, disegni l'obiettivo del dover ottenere superiorità su una certa posizione, e che quindi l'unità X andrà ad attaccare, ma sarà il comandante dell'unità X a delegare il compito a questo plotone è di andare a sinistra a questo plotone è di andare di destra e poi all'interno del plotone le squadre di fanteria con le, le varie sezioni le varie armi che sono la fanteria perché non c'è solo il fucile d'assalto Ricordiamoci, ci sono tutta una serie di equipaggiamenti eh, andranno a, ehm, a, a completare grazie grazie, proprio esattamente il cosiddetto mission command ehm, andare a completare gli, ehm, gli obiettivi Uh, quindi, non solo c'è una certa soprattutto per quanto riguarda la tattica dello scontro a fuoco, con le armi individuali, c'è una certa riduzione ai minimi termini, cioè dalla compagnia si va veramente, non dico al soldato individuale perché quasi mai il soldato individuale, ma a piccole unità, a piccole squadre eh, di 4, 5, 6 eh, uomini, quindi unità minime, ma anche una certa responsabilizzazione. E quindi una certa educazione anche delle truppe per questo anche eserciti professionali tendono a performare molto meglio eh, perché queste persone devono essere preparate a queste cose non solo a usare l'arma ma anche a prendere decisioni per raggiungere gli obiettivi preposti eh, questo è molto importante se posso a me sì. mi sembra anche molto difficile eh, soprattutto Stabilire il tipo di contesto, ecco, che possiamo essere sia in presenza di una guerra simmetrica, come ad esempio il caso dell'Afghanistan, quindi abbiamo bisogno di un tipo di arma, pensiamo adesso a Israele e a Gaza, anche qui è un altro tipo di guerra simmetrica e abbiamo un contesto più vicino perché siamo un ambiente urbano, pensiamo a una guerra in Ucraina dove come dire, è una, class come dire, una classica guerra tra, tra due stati. quindi… Super... E ogni, ogni, ogni esercito si arma per le guerre che prevede di combattere, no? e quindi ogni equipaggiamento non, non c'è la cosa perfetta. No? Certo. Eh, gli, Stati, gli Stati Uniti, per esempio, ecco, si armano per quello che prevedono di fare, ma questo vale per tutto l'equipaggiamento. Un esempio che mi piace tantissimo portare, perché è un esempio proprio che calza a pennello su questa cosa, è quello del carro armato Sherman americano della seconda guerra mondiale. Eh, eh, molti appassionati superficiali che studiano questa cosa notano che gli americani sono gli unici che non utilizzano carri armati pesanti i tedeschi utilizzano carri armati pesanti i sovietici utilizzano carri armati pesanti gli inglesi utilizzano carri armati pesanti i francesi, vabbè fino al 40 avevano carri armati pesanti Sti cavolo di americani non lo fanno e che sono stupidi perché secondo te gli americani non utilizzavano carri armati che pesavano più di 40 tonnellate o 35 ma La risposta tonnellate. la so perché ho visto sì. delle tue live e poi okay. dire la guerra contemporanea è una guerra industriale come okay. abbiamo visto, quindi bisogna E perché produrre. lo fanno? Perché lo fanno? Ma perché uno quel, tra quel logistica quel peso. è più è più comodo per trasportare tutto standardizzato e poi penso a livello possono anche produrre di più gli americani hanno più mezzi in questo non modo. Non solo, ma spesso specificamente uno dei requisiti i requisiti per esempio per i carri armati sono due. Gru delle porti e i ponti. Nel momento in cui devi produrre a Detroit e mandare in Europa a combattere, come dice il profilo: il trasporto, devi scaricarlo dalla nave. Se non hai i porti con le gru necessarie per farlo, come lo fai? Eh, in questo senso, gli Stati Uniti hanno sempre avuto un'imposta. Sempre dalla prima guerra mondiale in poi, hanno avuto un'impostazione per quanto riguarda. Tutto quanto l'equipaggiamento che lo produce in America, ma combatterei dall'altra parte del globo. Gli americani, da questo punto di vista, per esempio, hanno sempre molto investito nella ricerca, nell'affidabilità delle armi. Ma non perché sono bravi, sono belli, sono intelligenti o sono pieni di soldi. Sono pieni di soldi! Non è quello il punto, ma... Perché sanno che devono mandare l'equipaggiamento dall'altra parte dell'oceano e non possono riportarlo indietro per ripararlo. Se un carro armato si rompe eh, su un'isoletta da qualche parte, è finita lì. Certo. Eh, ma quindi tutto l'equipaggiamento deve essere adeguato per combattere dall'altra parte del mondo. L'Italia, per esempio, se prendiamo l'Italia, anche l'Italia, in un certo senso, da un lato, mantiene un esercito professionale. L'Italia non deve avere. Eh, non, non, non penso che preveda guerre con. I, 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 le persone che confinano la, la, la Francia, la, non penso che invaderemo la Svizzera, se magari se qualche pazzo arriva e si vuole prendere il can canton Ticino solo perché parla italiano, non lo so magari arriverà, ma l'Italia mantiene un esercito professionale, proprio è perché fiume opera che è una carta. <ride> la Corsica anche aggiungerei eh, eh, sia nella situazione dove c'è un esercito professionale che opera in contesto di eh, missioni di pace o appunto affiancando forze da dall'altra parte del mondo vedi l'Afghanistan no? quindi anche lì l'equipaggiamento italiano dovrebbe riflettere questa cosa ma per esempio l'Italia rispetto ad altre nazioni per esempio ecco eh, per buttare proprio no, la Bulgaria l'Italia mantiene una marina molto più evoluta ed efficiente mantiene le portaerei per esempio no? perché l'Italia è una nazione marittima con tanta costa quindi tutto quanto, quanto l'apparato difensivo di ogni Nazione, riflette la geografia, la popolazione, l'economia, le esigenze ehm, eh, tattico, eh, non, non tanto tattiche quanto strategiche Strategico. Tattico strategiche ma soprattutto strategiche di questa cosa Israele, Israele è un altro esempio perché per esempio a parte il fucile cortissimo che hanno adottato i carri armati israeliani, i Merkava, sono gli unici carri armati che adottano una configurazione abbastanza diversa dagli altri, ovvero normalmente i carri armati hanno l'equipaggio davanti e il motore dietro. Il Merkava ha il motore davanti e l'equipaggio dietro, con la possibilità addirittura di fare entrare eh, della fanteria un paio di persone molto strette, ma ha questa cosa. Lo svantaggio del motore davanti, tendenzialmente, ci sono dei svantaggi, primo fra tutti, che non hanno la stessa mobilità che possono averlo eh, i carri armati, chiamiamoli classici. Qual è il vantaggio? Che è un mezzo chiaramente fatto per, primo, operare in stretto contatto con la fanteria, secondo il motore davanti aggiunge un pochino di protezione per l'equipaggio, è un mezzo fatto per combattere insorti. In ambiente urbano, chiaramente l'esercito israeliano si è adeguato in questo senso: non deve spostarsi a destra a sinistra, non, non prevede di fare campagne dove ci saranno avanzamenti di, di 300 km, Ma prevede di combattere più o meno in quelle zone, con molto ambiente urbano. E quindi ha adeguato il suo armamento, il suo carro armato, per le sue esigenze. Così tutti quanti fanno esattamente questa. Questa cosa per quanto riguarda tutto quanto l'equipaggiamento, e anche armi e le armi leggere riflettono, ehm, riflettono assolutamente questa cosa. Grazie, come dire, molto è venuto interessante appunto studiare la storia militare per vedere questi riscontri. Cioè, c'è una società, c'è una cultura che emerge. Proprio un, un paradigma culturale che emerge. Come dire, se, se posso. Per concludere questa live, questa certo. specializzazione delle armi, è maggior ragione pensiamo lo sforzo che deve fare eh, uno Stato che vuole essere egemone, come quello, quello americano, dove abbiamo un'iper eh, via tecnologica, eh, un'estate egemone a livello globale, quindi vuol dire eh, pensare almeno di essere su più territori, quindi uno scontro, se vogliamo. Mh, come dire, simmetrico, uno scontro eh, asimmetrico, un posto di montano un posto di città, eccetera, eccetera e questa iper specializzazione dei vari, delle varie armi e appunto i vari sistemi anche d'armi Assoluta, No, assolutamente ehm, oltre al fatto che in questo campo è molto facile, molto veloce rimanere indietro cioè chi rimane indietro non ha molta possibilità, diciamo diciamo questo, quindi anche la ricerca e lo sviluppo di queste cose eh, hanno un peso molto importante, banalmente sui budget eh, della difesa eh, di, varie, di varie nazioni. Ecco. Bene, ci chiedono di parlare delle armi corte, ma penso che non abbiamo il tempo di. Fare non abbiamo il tempo, ciò. ma onestamente, Michele, non c'è moltissimo da dire: nel senso che le armi corte sono militarmente abbastanza irrilevanti, eh, ti dirò sinceramente. Eh, sono delle cose, sì, l'arma corta, strategicamente parlando, ass assolutamente rilevante Quale modello usi e perché lo usi. È un'arma che devi dare... Arma corta, sì. intendiamo pistole? Pistole, o... sì, pistole. Okay. Ci piace dire ar armi corte perché più, eh, è più corretto. Perché in realtà, tecnicamente, ehm, eh, le rivoltelle non sono pistole, tecnicamente. Eh, in senso stretto, sono armi corte. Okay. Eh, una pistola. Eh, vabbè, questo, questo è un termine molto, molto 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 tecnico. Per esempio, se dici anche in inglese pistol, non puoi dire revolver. no Un revolver non è un pistol. Eh, quindi eh, ecco da Oplofilo non c'è. Ora, ora me l'hai fatto, fatto notare tu. Non, non ci pensavo neanche perché è un termine spontaneo, proviamo a dire armi corte. Eh, anche per genericamente differenziare. La, la grande differenza è che l'arma lunga non è tanto che è lunga, è che si imbraccia che si usa un calcio con l'arma lunga, con l'arma corta, no. Okay. Questa è la più grande, ha tutta una serie di conseguenze um, tecnico-tattiche e quant'altro. L'arma corta, in senso, in senso lato, l'arma corta la usa l'ufficiale, lo usa l'autista del camion logistico. Nel momento in cui tu in guerra devi usare l'arma corta. C'è qualcosa che è andato molto male, molto storto, no, Quindi, tutte quante le cose che c'erano prima sono, sono fallite. Sono andate, sono andate, sono andate a male, Hai problemi ben più grossi? Se devi usare l'arma corta, no? Ovvio, in mente e... se posso. Scusami, sono un po' sì. legato al mondo antico, so, gli opliti, i legionari romani che avevano i coltelli, certo, andavano ecco, giù cioè, con i coltelli sì, bravo, bravo. Il coltello è l'equivalente. La pistola è l'equivalente moderno eh, del coltello per il legionario romano. Può esserti utile, sì, ma, ma cavolo, se stai usando il coltello contro qualcuno, vuol dire che il pilum, eh, i, i, i gladi e tutte le altre cose, la, la, la formazione si è persa completamente, ti stanno assaltando, ti stanno per tagliare la gola. Cioè, eh, sta andando qualcosa di molto male, o ti si è rotta la spada e non hai veramente nient'altro eh, in quel momento. Le pistole sono abbastanza... è importante che ci siano, è importante che siano ovviamente buone, efficienti, e affidabili, ma... Strategicamente parlando, in realtà anche tatticamente parlando, sono irrilevanti perché sono una cosa molto individuale, molto da utilizzare in caso estremo. Ehm, quindi devono essere funzionali, devono essere affidabili, ma strategicamente, operativamente, e per molti versi, tatticamente assolutamente rilevanti. Grazie. Allora, il professor Bognardi ci fa ancora i ringraziamenti. Grazie, grazie. Pra... Ah, io ho l'impressione che, che questa live gli sia piaciuta più di tutte le altre che ho fatto sia cioè con lui, che è per esempio ospite di altri di altri di altri canali. Mamma mia, che super il prof, complimento. professor prof Bognardi mi ha mi ha pure promesso una live sul mio canale, ma ci parlerò direttamente con lui. Bene. <ride> Bene, a questo punto ti ringrazio immensamente, Vlad ovviamente, in pagina tutti quanti lo conoscerete, ma per chi guarderà questo mio video <ride> vi invito a scoprire i suoi immensi video, soprattutto eh, quello che mi piace molto se posso che ti ho conosciuto, eh, sia un sapere tecnico che io onestamente ignoro perché non sono esperto di queste cose, ma anche la dire, capacità di pensiero, capacità anche di andare anche... I problemi di fatto che ci stanno anche dietro la tecnica, parlare anche di logistica, vedere effettivamente eh, un tipo di munizione, cosa può comportare e cosa no. E quindi il suo rispetto io, io detesto il sapere enciclopedico. Nel senso, io spesso e volentieri e me lo fanno a volte notare nei commenti, non dico il calibro dell'arma che sto raccontando. Perché sono quelle cose talmente stupide: uno, googlabili in tre secondi, due, a me piace appunto, io sfrutto questo, diciamo, larmi da fuoco della loro storia per. Ecco, per raccontare forse la storia, per avere una scusa per eh, uno specchio di com'era per esempio la società dell'epoca, no? Quindi mi piace raccontare questa cosa, il perché si facevano cose in questa maniera piuttosto che, che in un'altra. Quindi a me piace molto, molto raccontare così, no? Non abbiamo parlato oggi molto di, di calibri, di dimensioni, di peso, ma no, abbiamo detto leggero, pesante, perché sono i concetti, no? Uh, e poi... Il numeretto è, un, è veramente un dettaglio tecnico meno rilevante del, del, del succo del concetto. ecco Bene, grazie a tutti, grazie ancora Vlad. Allora direi che possiamo concludere. Buonasera. Grazie a, a te, tutti. grazie al pubblico, ciao, ciao a tutti.